32 persone, 30 iraniani e 2 bengalesi, che compongono l'equipaggio di una petroliera iraniana, sono disperse dopo che la petroliera si è scontrata, prendendo fuoco, con un cargo al largo delle coste orientali della Cina. La petroliera trasportava 136.000 tonnellate di condensato di petrolio. L'altra nave è stata danneggiata, ma senza mettere a repentaglio la sicurezza della nave e di suoi 21 uomini di equipaggio, tutti cinesi, e attualmente risultano in salvo. L'incidente, secondo le fonti cinesi, è avvenuto intorno alle ore 18 del 6 gennaio a est dell'estuario del fiume Yangtze nel Mar Cinese orientale. Risultano per adesso abbastanza complicate le azioni di soccorso.